good morning, everyone. Yusuke from NZSIA, and today we have a head coach from San Marino. Let's ask him a couple of questions. So, who do we have today? Buongiorno, io sono Stefano. Sono il coach di San Marino e siamo qui a Pamporvo per questo Interski. Alright, so how many Interski have you been? 20 Interski? Per me questo è il terzo Interski. Ho fatto Sant'Anton, Ushuaia e quindi appunto Pamporvo. Oh, that's awesome. Alright. So what is your role in the Interski? Il mio ruolo è sempre stato quello di coach. In questo Interski particolarmente ho curato la parte un po' artistica, quindi le coreografie, le musiche, oltre che la parte tecnica. Oh, wow. Il coach vero invece è Vito. Awesome. Oh, wow. And what is the purpose for San Marino team to come to the Interski? Ma perché siete venuti? Perché allora San Marino nasce nel 2006 per un'idea del direttore generale che è sul Sente Corrado e che ha iniziato a fare una scuola di sci un po' innovativa, un po' diversa che non riusciva a costruire in Italia e quindi ha iniziato lì. E poi da una cosa nasce l'altra, nel 2008 è entrato in ISIA e nel 2009 è entrato in Interski e quindi nel 2011 abbiamo fatto il nostro primo Interski. Ah, ok, alright, I see. So San Marino team is founded, or San Marino Association is founded in 2007 and it joined in ISIA in 2009 and it's a little of a different structure to the Italian system, but most of the members are Italian. But yeah, trying to make a difference between Italy and San Marino. Quindi perché è iniziato l'associazione in San Marino? The reason why decided to start the association from San Marino was different to Italian. Perché la federazione sammarinese aveva da tanto tempo un sogno di costruire una scuola di formazione, perché c'è la parte agonistica, ci sono atleti che partecipano alle Olimpiadi e quindi volevano fare anche dei maestri di sci. Ovviamente ci sono alcuni maestri di sci a San Marino, però a San Marino c'è poca gente e quindi poi a un certo punto ha dato la possibilità anche agli italiani di poter praticare questo corso di alto livello. Okay, right. Yeah, so the government San Marino was willing to long time willing to found their own system, but then San Marino, as you guys know, the small country, so they asked the Italian guys to help them out and then develop their own system. Come ti trovi questa associazione? Io mi trovo molto bene, lavoro a San Marino per via di un accordo che c'è tra la federazione italiana e sammarinese, perché San Marino non ha i propri formatori, i propri istruttori, e allora chiede alla FISI, la federazione italiana, una mano, ecco che allora io e i miei colleghi andiamo a fare della formazione a questa scuola. So San Marino is a pretty small country, so they don't have examiners and that high knowledge people, so San Marino asked the Italian system and then they picked Stefano to help out the San Marino. Rispetto all'associazione d'Italia e San Marino, qualche differenza? Allora, a livello tecnico è la stessa cosa, perché proprio prendiamo il testo tecnico italiano e lo riproduciamo tutti i giorni e quindi la progressione didattica è uguale, perché noi siamo istruttori italiani e quindi insegniamo solo quello. Sulla parte didattica invece viene costruita un po' all'interno dagli altri docenti, da chi si occupa di questo. Io mi occupo solo della parte tecnica. Okay. Yeah, so the most of the techniques are pretty much the same as all the examiners are from Italy, and a little difference is the way they teach, a little bit different, and the psychology system. What is the goal for this association for you? Qual è il goal di questa associazione per te? Quello di creare dei maestri di sci, dei professionisti che abbiano una qualità alta, non solo tecnica, ma anche di insegnamento. Quello è l'obiettivo. Ok, quindi quello che è la differenza tra italiano e San Marino, ti dici? Ma diciamo che non c'è tanta differenza tra uno e l'altro, però qui proprio il focus è proprio
creare dei bravi insegnanti, dei bravi maestri di sci che insegnano dal bambino all'adulto con una qualità altissima. So what he's trying to do with the San Marino Association is to create or produce a great teachers, not just the great skiers, but the teaching is a big part of skiing, so he likes to be able to produce the great instructors of the associations. I think that's a great idea. Grazie mille Stefano. Grazie a te. Divertiti, interessante. Certo. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.